Parliamo di moda anche oggi e concludiamo così un mese fashion. Non mi piace dire questa parola, ma mi costringete. Anzi, vogliamo dirla proprio tutta. Oggi mi costringe lei. Mia nipote è arrivata da Parigi proprio aujourd'hui, la duchessa Gigi. È giovane e bella, ma non ha niente a che vedere con la sottoscritta. Io non avrei mai posato per certe foto davanti a un fotografo, al massimo con un brogio. Comunque, mentre le fanno questo service, shooting dite voi? Io vi racconto un film carino, oui, che mi è venuto in mente. Il diavolo veste Prada, diretto da David Frankel, nasce come un romanzo della scrittrice statunitense Lauren Weisberger. Il genere letterario è stato definito chick lit, ma lo sono andato a cercare perché ero proprio curiosa di conoscere l'origine di questo slang. Chick deriva da chicken e vuole appunto significare pollastrella, e lit, beh, è l'abbreviazione di letteratura, si sa che gli americani non si vogliono troppo sforzare, eh? Bien, è appunto questo il target di riferimento di romanzo e film. Giovani donne, single, in carriera, insomma la donna come Gigi, quella che ha trovato finalmente legittimazione solo a partire dagli anni 90. E non a caso la frase clou di Miranda, la superba e terribile monocorde e fredda direttrice della prestigiosa rivista di moda Runaway, diventa: non essere ridicola, Andrea, tutti vogliono questa vita, tutti vogliono essere noi. Alle ragazze, alle chic, tocca quindi identificarsi in Andrea Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che da rospetta si trasforma in una bellissima donna glamour, che impara a conoscere la differenza tra l'azzurro, il turchese, la pis e il ceruleo. Il diavolo veste Prada, tutta la magistrale interpretazione di Meryl Streep, che è fuori di dubbio, potrebbe sembrare a prima vista, e sottolineo a prima vista, un inno al nulla, alla moda, all'apparenza. E invece no, vi sbagliate, mes chers amis. La lezione di vita ci appare subito evidente quando il maglioncino infeltrito di Andrea diventa il simbolo di un'assurda, nonché totalmente inutile, ribellione al sistema. La regina Marie Antoinette di Francia, ve la ricordate? Diede il via al consumo della moda. Quel prodotto culturale che non si differenzia da un libro di Hugo, da una musica di Chopin, da una statua di Michel-Ange. Nella forma, sì, ma non nella sostanza. Non è significato nella storia di ciò che siamo. Il finale un po' romantico e idealista ci fa ricordare che è un film americano. Non spoilerò, non vi preoccupate. E intanto sto anche accettando che la duchessina Gigi posi per quel fotografo belloccio. Ma sì, l'abbiamo detto, le ragazze di oggi sono diverse dalle contesse di una volta. Bien, c'est tout pour ce soir. Bon amusement, mes chouchous.